arrivare con essi, ma è anche vero, e questo nessuno è in grado di smentirlo, che se c'è una stella polare dell'archeologia in Campania, non può essere che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Mi fa molto piacere anche presentare questa mostra stasera, perché come dire, si è anche detto in questi giorni, potrei dire astropotico, che la direzione non vuole valorizzare la Campania. Ora mi pare che questa sia già una chiara risposta a quello che a volte si va dicendo, non voglio dire partita, ma non aggiungo altro. E invece approfitto per salutare tantissimi amici che sono qua, voglio ringraziare le guide turistiche, voglio ringraziare anche tanti imprenditori che sono qui e che faranno anche attraverso questa mostra delle attività di valorizzazione del territorio, perché no, portino anche ricchezza, diciamo così, e benessere sul territorio stesso. Voglio ringraziare le università e i tanti stagisti che poi da domani coadiuveranno i visitatori nella visita delle varie stazioni tecnologiche che sono ripartite ovviamente tra ologrammi, tra libri da sfogliare e ci dicono anche come la tecnologia può valorizzare le tante tipologie di beni. Voglio ringraziare infine lo splendido staff del MAP, in primis